Secondo mandato, stessa giunta, o quasi. Daniele Becci, presidente della Camera di Commercio di Pescara, annuncia un gradito ritorno, quello della Confcommercio. A comporre la giunta oggi sono Confesercenti, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio e i nomi dei rappresentanti sono Alberto Bertinelli, Stefania Bosco, Pasquale Cameli, Luigi Di Giosaffatte, Piero Galasso, Carmine Salce, Giovanni Taucci e Tonino Verna. Ci tenevamo particolarmente che una componente così importante dell'economia della nostra città rientrasse. La presenza di Piero Galasso ci rende tutti felici, soprattutto perché si è ricostruita una squadra compatta, unita, che farà immediatamente delle richieste precise alle istituzioni della nostra città, della nostra provincia e della nostra regione. Gli obiettivi sono e restano quelli orientati al sostegno del commercio, delle imprese, degli esercenti, delle relazioni con l'estero per creare nuovi mercati. Anche sulla questione Corso Vittorio le idee sono chiare. Bisogna prevedere un piano completo e definito e definitivo della mobilità, bisogna prevedere un piano definitivo dei parcheggi. Noi abbiamo necessità di interventi a 360 gradi, non possiamo più parlare di parzialità, le parzialità non ci interessano più. E poi la questione della fusione tra Camere di Commercio. Sul caso Chieti, Becci ammette, sono venuto a conoscenza dei malumori espressi, ma sono disposto a fare un passo avanti per il bene del settore. I numeri ci stanno spaventando, ogni mese falliscono migliaia di imprese. Le imprese di Pescara e di Chieti non comprenderebbero la guerra per le poltrone, la guerra per le sedi. Credo daremo un cattivo esempio, noi ci dobbiamo sforzare tutti, assolutamente tutti, di addivenire a una fusione nel vantaggio delle nostre imprese. E a titolo personale, perché saranno i consigli camerali che dovranno decidere, io non ho nessun problema che la Camera di Commercio di Chieti Scalo sia la sede principale della nuova Camera di Commercio Chieti Pescara.